Firenze una destinazione per il turismo giovanile? E dopo la pandemia, secondo voi, cosa può fare la città per incrementarlo? Allora, innanzitutto Firenze non è mai stata una città molto giovanile, in quanto i servizi offerti dalla città per gli under 21 non sono mai stati abbondanti. Però diciamo che secondo me una delle primissime cose da fare è ridurre i prezzi delle strutture alberghiere, così da riuscire a creare un'offerta turistica più ridotta per i giovani, così da indurli a venire nella nostra città. Soprattutto ci sono molti alberghi molto giovanili, come per esempio lo Studio Hotel, che si trova proprio in centro, che però ha prezzi troppo elevati e quindi magari non dà la possibilità a tutti i ragazzi di poter pernottare all'interno. Quindi sicuramente abbassare i prezzi potrebbe agevolare molto il fenomeno turistico giovanile. Un'altra cosa sicuramente molto importante è quella di riuscire a creare eventi per i giovani, sia in inverno che in estate. In inverno magari organizzando eventi al Toscanion o al Mandela, magari in estate invece riuscire a sfruttare sia le piscine fiorentine ma anche lo stadio per concerti o eventi vari, oppure le cascine, che sono un altro spazio all'aperto che sarebbe perfetto comunque per l'organizzazione di eventi con musica o per ballare comunque. Sicuramente un'altra cosa da fare è quella di potenziare i mezzi di trasporto, poiché appunto a Firenze le discoteche o comunque le zone di divertimento sono poste fuori dal centro storico e quindi sono mal collegate, e per questo sarebbe necessario introdurre un servizio di navetta, soprattutto dalle principali discoteche come il Blanco o il Pavo, per far sì che i ragazzi siano più invogliati a raggiungere i luoghi e magari a tornare a casa in modo più sicuro. Dipende dagli interessi delle varie persone, perché se vogliamo generalizzare, i giovani non sono molto interessati alla cultura, ma piuttosto a divertirsi, e a Firenze non è ricca appunto di discoteche o altre attrazioni. Infatti Firenze è più popolata da cultura, dal rinascimento, e quindi se un giovane viene a Firenze più che altro per le attrazioni culturali rispetto ai divertimenti. In secondo luogo anche migliorare i trasporti a livello economico, a livello di abbonamenti per esempio, quindi fare o istituire gli abbonamenti anche nel fine settimana, che possono prendere 2 giorni e hanno a disposizione un certo numero di borse, in modo che anche se un ragazzo arriva a Firenze, magari abita lontano e insomma sta solamente 2 giorni, ha la possibilità di gestire dei mezzi di trasporto e muoversi in modo più libero all'interno della città. E infine sarebbe bello anche mettere degli sconti nei musei per o gli residenti o gli studenti o gli under 21, in modo che siano comunque più accessibili e invoglino i ragazzi a visitare. Si parla tanto di turismo lento, in contrapposizione con il turismo di massa, che ha in parte favorito lo svuotamento della città dei residenti. Cosa ne pensi? Sicuramente il turismo di massa ha contribuito alla fuga dei residenti fiorentini dal centro storico, e questo anche e soprattutto a causa degli elevati prezzi d'affitto e degli appartamenti. Però penso che la pandemia ha comunque contribuito ad invertire questa tendenza, portando all'aumento dello slow tourism in contrapposizione al turismo di massa.